Aspettando le invasioni digitali, sono qui con il dottor Mario Po, che è seduto qui accanto a me, che è il direttore del Polo Culturale Museale della Scuola Grande di San Marco. E appunto a lui chiedo in che luogo ci troviamo, cioè che cos'è la Scuola Grande di San Marco. Ma da un punto di vista storico è appunto una scuola grande, nata nel 1261 in un altro sestiere di Venezia, cioè Santa Croce, e che poi decide di trasferirsi qui nel 1438, il 25 aprile, quindi giusto 580 anni fa, acquisendo il nome di San Marco. E quindi una scelta molto forte, quella di avere il nome del protettore, del patrono di Venezia. Un'istituzione laica con una fortissima ispirazione religiosa legata al tema dell'autoflagellazione dei confratelli aderenti e che esercita la virtù della carità nelle sue varie espressioni, fino alla soppressione, alla sua soppressione, ahimè, decretata da Napoleone nel 1806.